Ma dunque, le statistiche chiaramente raccontano la partita per quello che è stata. Noi oggi abbiamo avuto due grossi problemi. Il primo problema è legato a un'intensità difensiva che non siamo riusciti a trovare a inizio partita, come insomma è un po' costume, purtroppo un brutto costume che non riusciamo a arginare e ci sta succedendo un po' in quasi tutte le partite. Non credo che sia assolutamente un problema di concentrazione, anche perché siamo molto sensibilizzati su questo problema. A questo punto, che non sia neanche un problema di come dire, recondita gestione delle risorse fisiche, perché sappiamo che questo punto è un problema, non è un problema anche di quintetti, perché anche miscelando anche i quintetti abbiamo avuto purtroppo sempre questo risultato, e anche oggi questo fattore è stato molto condizionante. Quindi questo è il primo dato. Il secondo dato è che comunque oggi, a differenza di altre partite, anche quando siamo riusciti a prendere il ritmo giusto, non abbiamo quasi mai fatto canestro. C'è una differenza balistica abbastanza evidente nel percentuale di tiro a 3 punti. Noi abbiamo tirato 3 su 25 e Omegna 12 su 27. In realtà la qualità dei nostri tiri in alcune situazioni è stata anche una qualità buona, ma oggi veramente in quel tipo di situazioni, per punire poi gli aiuti che Omegna faceva molto flottando dentro l'area, diciamo che non ci sono entrati alcuni tiri molto importanti. Dopodiché è chiaro che abbiamo affrontato una squadra molto forte, che ci abbiamo messo nel ranking di inizio campionato una delle squadre migliori. Ci aspettavamo forse una partita un po' diversa. Mi aspettavo Omegna con la completezza che ha avuto. Oggi sono stati decisivi in Omegna comunque dei giocatori che, come Ferraro, come anche ha fatto un'ottima partita Saccaggi, quindi giocatori che magari in quelle che sono le responsabilità della squadra non sono magari i giocatori che sono più nominati, che comunque fino a questo momento hanno fatto la differenza, ma noi sapevamo che la panchina lunga di Omegna poteva dare molte occasioni a dei giocatori di poter essere protagonisti. E su questo noi abbiamo sicuramente in alcuni momenti della partita magari non fatto le scelte giuste difensive, tipo in alcuni adeguamenti che abbiamo fatto non abbiamo avuto l'aggressività necessaria. Però ripeto, facciamo un discorso legato molto, ripeto, a un inizio ad handicap che poi ci siamo un po' portati dietro per tutta la partita. Teniamo presente anche che noi oggi abbiamo avuto comunque buona energia anche dalla panchina. Però recuperare, non so, siamo andati penso meno 16, meno 18 addirittura, non è una cosa facile a questo livello, tantomeno con una squadra con Omegna, e questa zavorra ce la siamo poi portata nel finale, dove in effetti eravamo un po' stanchi e alcune cose che abbiamo sbagliato dietro sono anche state un po' frutto appunto della troppa energia che abbiamo dovuto mettere per recuperare questo gap così importante. Noi non abbiamo preso molto ritmo in attacco, però l'origine della nostra pallacanestro in positivo, il grande motore della nostra pallacanestro e poi in generale della pallacanestro comunque a questo livello, è una grande intensità difensiva. Noi siamo una buona squadra anche in attacco, quando dietro riusciamo a lavorare in un certo modo, perché questo ci apre situazioni in campo aperto che poi anche in realtà oggi si sono viste. Chiaramente sappiamo perfettamente che poi diventa una cosa condiziona l'altra. Il fatto di non prendere ritmo comunque difensivamente è, ripeto, un problema che noi ci stiamo portando dietro e stiamo cercando comunque di trovare le contromisure. Da un certo punto di vista è un problema un po' inspiegabile, onestamente, perché l'abbiamo analizzato, l'abbiamo, come dire, aperto, abbiamo cercato veramente di capire sia dal punto di vista tecnico che fisico che tattico dove potessero essere i problemi. In realtà, pur cambiando molte cose, ci siamo sempre portati dietro fino a questo momento questo tipo di atteggiamento un po', ripeto, un po' strano. Perché cioè la vera squadra, insomma, poi si vede dopo. C'è una squadra che fa funzionare anche tutte le scelte difensive, come è successo a un certo punto nel secondo e nel terzo quarto. Cioè, non è una squadra diversa da quella che magari nei primi 7-8 minuti ha concesso le penetrazioni dritto verso il canestro sul primo cambio. Ripeto, noi dobbiamo lavorare su questo aspetto, che probabilmente è anche un aspetto mentale, dobbiamo toglierci un po' questo tipo di blocco. Poi chiaramente il fatto in attacco di andare a prenderci le situazioni fuori ritmo, devo dire che oggi è stato anche un po' frutto di molti cambi che ha creato Omegna all'interno dei nostri giochi, che ci ha un po' costretto a giocare, insomma, in molte situazioni con alcuni giochi rotti. Però ripeto, la nostra inerzia non arrivava perché dietro noi comunque non avevamo l'aggressività giusta. Ripeto, poi sono anche d'accordo sul fatto che in alcuni momenti la voglia di recuperare ci ha portato anche veramente andare incontro anche scelte in attacco magari non corrette. Questo è stato un proprio, ripeto, un problema conseguente a questo nostro peccato originale che non stiamo fino a questo momento riuscendo a toglierci. Poi
Vorrei anche dire che da un certo punto di vista in poi noi siamo anche riusciti a portare la partita un po' dove la volevamo. E ho visto anche per 20 minuti, comunque, particolarmente il secondo e terzo quarto, una squadra che ha lavorato comunque molto bene, devo dire, anche con quintetti che avevano una certa inferiorità fisica, siamo riusciti a giocare con la velocità giusta, con i tempi giusti dietro. Quindi, ripeto, non deve neanche essere per noi questa partita un dramma, una condanna. È stata un'occasione, secondo me, che potevamo forse gestire meglio all'interno di un campionato nostro che fino a questo momento è un campionato molto positivo. Ripeto, cercheremo di lavorare per mettere questo primo tassello delle nostre partite in modo che funzioni meglio. Ma sì, certamente noi abbiamo fatto qualche errore in quei momenti, però ripeto, noi adesso magari poi non so dal di fuori quanto questo si può cogliere, però è indubbio che riuscire a rimettere in piedi una partita contro una squadra come Omegna ci è veramente costato molto dal punto di vista delle energie fisiche, delle energie anche mentali. Quindi insomma qualche errore che noi potevamo e dovevamo non fare, comunque da un certo punto di vista è anche un po' giustificato. Certamente abbiamo perso 3 palloni in fila in modo veramente banale e abbiamo poi concesso per esempio 3 tiri aperti, cosa che per 22 minuti non avevamo più concesso. È vero, abbiamo fatto qualche errore, però ripeto, l'analisi sugli ultimi minuti è un'analisi un po' diversa, nel senso che mi preoccupa da un certo punto di vista molto meno, nel senso che è vero, abbiamo fatto degli errori, però sappiamo che sono magari degli errori molto ben individuabili e che da un certo punto di vista insomma sono abbastanza risolvibili. Ripeto, in questo momento per noi è importante risolvere il primo problema, che ripeto, questo inizio di partita che per noi è sempre traumatico, e quindi cioè, torno sempre lì. È vero tutto, avevamo anche di fronte una squadra che comunque è arrivata anche nel momento in cui noi abbiamo fatto il nostro massimo sforzo con sicuramente magari un po' più di energia, un po' più di freschezza di noi, e forse anche questa è una cosa che spiega il fatto che loro poi quegli errori non li abbiano fatti.